Hello guys, bentornati in questo nuovo video. Vi ringrazio innanzitutto per tutti quelli che hanno acquistato i tin con link, per tutti quelli che hanno apprezzato il video perché abbiamo fatto 9.000 views in una settimana sul video dell'opening, quindi sono contento che vi sia piaciuto. E niente, stiamo su sta pagina di fantasia solo perché non vi volevo far vedere la prima entrap di questa top 5, questa lista top 5 entrap. Partiamo dal presupposto che siamo in un meta in cui pochi mazzi si possono permettere le entrap o comunque preferiscono giocare board breaker. E in genere ci sono delle versioni sprite che giocano entrap e anche delle versioni tier lament che giocano entrap, però molti hanno paura delle TTT al momento perché comunque c'è questo bel back and forth di entrap no entrap, quindi Darkruler o entrap. Però secondo me siamo in un meta in cui bisogna giocare entrap che non vanno sotto TTT o che sono di grossissimo impatto. Faccio questo video adesso perché non penso ci sarà una banlist fino a dicembre. Era uscito tempo fa, sulla pagina della banlist un paio di mesi fa, che non sarebbe cambiata fino a dicembre, il 15 dicembre, una roba del genere. Poi l'hanno tolto, non si sapeva se era un errore o qualcosa, però inizio a pensare che però fino a dicembre non vedremo la banlist, quindi probabilmente il meta rimarrà questo, e anche perché con Darkwing Blast e nuove uscite non ci saranno nuove engine che non sono splashabili. L'engine nuova che uscirà forte è Beast, che comunque sarà splashabile negli archetipi già esistenti. Quindi probabilmente vedremo comunque un meta predominante di tier laments e sprite. Quindi questa lista di top 5 entrap non dovrebbe cambiare da qui a dicembre. Partiamo subito con la prima entrap, che è Ghost Reaper, che è stata hypata per tanto tempo. Si diceva se sarebbe giocata, se sarebbe giocata, non si è mai giocata. Adesso secondo me è una delle entrap migliori da giocare, specie se giocate tier laments, sia nel mirror che contro sprite. È un entrap che pochi deck si possono permettere, per questo l'ho messa così bassa, perché per esempio sprite già è molto buono nel mirror. Se avete tanti sprite nel vostro local è buono giocarla ai side, però non avete dei target, cioè non vi potete permettere molto spesso degli slot nell'extra per colpire per esempio tier laments. Per tier laments è una cosa diversa perché gioca sia elfo che nel main deck che Kit Kalos, e volendo può giocare anche Gigantic. È super impactful anche se vi prendete TTT, se avete tolto Elfo dall'extra deck nemico contro Sprite o Kit Kalos dall'extra deck l'avversario, fondamentalmente avete praticamente vinto. Quindi con questo vi consiglio quasi sempre contro Sprite di ittare Elfo. Lasciate perdere Gigantic, Elfo è la roba da ittare, togliete Elfo, avete risolto. È forte anche volendo going first. Io se giocassi Tier Laments la giocherei di main deck assolutamente, perché è troppo troppo impactful. È anche uno zombie dark, quindi not bad, not bad se giocate la versione Danger, quel curioso eccetera, che è la roba più forte secondo me, è straforte. E potete considerarla anche su Sprite. Vi ricordo che è un meta che l'80% dei deck sono Tier Laments e Sprite, quindi consideratela, costa veramente poco, prendetela. Hanno pure reprintato i din, mi sembra. Passiamo alla quarta posizione di questa top 5, che è il signor Gamma, che è sempre nel top 5 entrap. È molto d'impatto, l'unica downside ovviamente è il brick. In questo posto ci avrei messo o Gamma o Nibiru. Scelgo Gamma perché si è iniziato a giocare più attorno a Nibiru. Quindi molti dei mazzi Tier Laments Danger adesso giocano Pollusa, quindi anziché andare per committare tutta la board e prendersi Nibiru alla fine, fanno Pollusa poi con Curioso, eccetera, quindi non vanno più sotto a Nibiru. Sprite può giocare attorno a Nibiru, non può giocare attorno a Gamma. Non è mai o quasi mai una carta morta comunque. Perché anche Going Second, se lo pescate di sesta, è molto molto forte per specie nel matchup contro Mari contro Sprite. Potete bettare dei neghetti Todd, no, non si aspettano Mari il Gamma. Però è vero anche che la gente ci può giocare attorno. Comunque è una delle poche out che avete a Dweller in draw phase, quindi è molto forte specie se giocate Tier Laments, va considerato.
E passiamo alla terza posizione, che è una hand trap che secondo me non vi aspettavate qui, che è Ghost Bell. Voi direte, perché Ghost Bell? Perché Ghost Bell, che c'ha, che è forte, eccetera. Non si vede molto, vi dico, Ghost Bell. Non so se la giocherei in main deck in tutti i mazzi, però secondo me va davvero considerata. Se giocate più di un tot di hand trap e non volete giocare Nibiru, perché la gente sta giocando attorno a Nibiru, quindi non vi serve qualche hand trap che sinergizza bene con Nibiru, come può essere per esempio Veler o Gamma, sta roba qua, consiglierei Bell, perché è molto forte contro Sprite e buona anche contro Tier Lamens. Contro Sprite in particolare, questo perché non è mai morta, né go in first né go in second, e potete scegliere se usarla nel turno dell'avversario, quando rebornano di elfo e magari potete evitare una Totally così a caso, e magari potete giocare in magari andate a giocare in 2DTT, quindi può essere un po' pericoloso, oppure potete tenerla per il vostro turno, utilizzarla sul reborn di elfo, quindi tradate un Omni Negate per Bell, che va benissimo, oppure addirittura, non so se lo sapevate, lo potete fare sul negate di Totally se ve lo utilizza su l'effetto di un mostro. Di un mostro che ovviamente può essere distrutto, perché Totally quando annulla l'effetto di un mostro e lo distrugge, quindi è importante non se vi fa Totally su un effetto di un mostro che si scarta eccetera, Totally deve poter distruggere quel mostro, quindi per esempio attivo effetto Danger e l'avversario mi fa Totally subito sull'effetto sul rivelare il Danger, possiamo attivare Bell perché negherebbe, distruggerebbe e poi rievocherebbe quel mostro posizionandolo sul proprio terreno, quindi anche quest'altra funzione, e in più anche l'effetto di protezione da Didi Grow, che è una delle entrap più forti del format, da tutta questa roba qui, quindi non è quasi mai morta contro i top 2 deck, e secondo me va davvero, davvero considerata per la doppia funzione, per il fatto che potete utilizzarla e non andare comunque sotto a TTT, non è mai morta. E contro Tier Lamens, ovviamente, se non vi chainlockano l'effetto, potete utilizzarlo anche per evitare l'effetto di fusionare. Quindi se hanno solo tipo un effetto da fusionare e non chainlockano, potete utilizzare Bell. Quindi anche Go in Second non è male come sesta carta. O Go in First. Andiamo alla top 2. Queste altre due entrap sono entrap che, secondo me, sono obbligatorie tra main e side deck in tutti i deck. Tutti i deck assolutamente. La prima è Corvo DD, potete pensare magari di non mendeccarla se il vostro local gioca più rogue, però è forte anche contro alcuni rogue, ovviamente contro Tier Lamens e Sprite è straforte, non è morta né go in first né go in second, è super impactful e potete giocarla per esempio anche contro vari rogue, Marine Cibessa non è male, è forte, molto forte contro Madmatch perché la potete usare anche go in second se non volete giocare into TTT o altre cose, quando per esempio vi fa la trappola Madmatch l'attivate sul circolare, l'avversario non può più fare l'Exise che si fa con tre mostri, non c'ha più il negate che gli dà il circolare. Quindi è molto molto forte, potete pensare di non giocare al main deck, ma nella side è una carta secondo me obbligatoria. By the way, anche Dark Bestialada, che su Tier Lamens può non fa schifo. In genere il Bestialada ce l'avete già per fare curioso, perché ci avete Garura, però consideriamo. L'ultimo top 1 spot di questa lista, immancabile Impermanence. Impermanence perché? Troppo versatile, go in first, go in second, hitta tutti i mazzi. Non va sotto a TTT e è una delle entrap più forti contro Tier Lamens. Non fatela mai, per favore, sugli effetti vari dei mostri, come per esempio su Reino. Fatela su Kit Kalos. Questa va fatta su Kit Kalos, oppure su Curioso dopo, ma in genere si fa sempre su Kit Kalos. Se ne avete due, ve ne tenete una per Kit Kalos e una per Curioso. È estremamente estremamente forte, anche specie perché su Curioso è difficile, perché spesso lo fanno Curioso dopo aver fatto Elfo, in modo da evitare, da impedire di targettare Curioso per l'effetto di Elfo, quindi lo usate sempre su Kit Kalos questa. Go in second la potete utilizzare in draw phase volendo, se state contro per esempio Sprite su Elfo, potete utilizzarla
su, se state contro Tier Lament, su una delle fusioni che lasciano sul terreno, a volte lasciano Elfo, potete fare entrofese su Elfo, potete farlo su, se è la versione più pura, su Preda Planta, quindi non è mai morta e non va sotto a TTT. E questa qui è la lista, la top 5 di Entrap che mi sentivo portare. E ditemi voi cosa ne pensate nei commenti, se ci sono Entrap migliori, più versatili. Ovviamente ci sono Entrap molto forti, come per esempio Shifter, che volendo può essere giocato anche su Sprite, però tra queste ho preferito scegliere quest'altra perché l'ho provato Shifter per esempio su Sprite, però non mi fa impazzire perché non riuscite a mettere fuori una board carina. Queste qua mi sono sembrate più versatili, mi sono piaciute di più. Spero che il video vi sia piaciuto e mi raccomando, se dovete acquistare prodotti di Yu-Gi-Oh! Che siano sleeve protettive, album, bustine, ma anche altri prodotti collezionismo in generale, Pokémon, chi più ne ha più ne metta, vi lascio in descrizione il mio referral link di Fantasia e ogni volta che acquistate qualcosa, dopo aver cliccato su quel link, una piccola percentuale mi viene data sotto forma di credito che posso utilizzare per comprare prodotti e portare gli unboxing sul canale. Quindi niente, ci vediamo al prossimo video. Bye bye guys.